Pausa, mangiano qualcosa e poi riprendiamo nel pomeriggio fino alle 3. Il martedì di solito? Sempre. Tutti i martedì, sempre, costantemente, tutti i martedì. Siamo da anni ormai un gruppo che con costanza e con, al di là delle prove, delle dimostrazioni, poi ci siamo. E ce n'è da pulire qua. Sì, comunque. E poi ultimamente però lavoriamo su di sopra, in cima. C'è questo piazzale su in cima. No, nel muro. Stiamo anche dando il verde alle aiuole, alle panchine. Quanto? Tutti i martedì. Tutti i martedì? Sì. Quanto lavorate? Tutta la mattina, fino a mezzogiorno. Sì. Eh sì, sufficientemente abbandonato. Sì. Gente non ce ne viene tanta, non, mica tanti. No, gente di passaggio, di studenti, perché qua ci sono due scuole. E generalmente nei nostri orari, quindi tra le 9 e le 15 di tutti i martedì, incontriamo poche persone, se non qualche persona che non ha fissa dimora. Ecco, quelli forse sono gli abituati. Oh, questa è un'iniziativa di volontariato che si configura come un intervento specifico su Villetta di Negro, che ha messo insieme risorse che già erano impegnate sul volontariato con una novità, che è un gruppo di lavoratori di una compagnia assicurativa, la RSA, che ha messo a disposizione un numero di ore in questa giornata per 10-12 lavoratori che si sono resi disponibili attraverso il supporto di Aster e di AMU e del municipio di intervenire al volontariato in questa porzione. Un lavoro che si vede perché abbiamo visto prima, cioè questa mattina alle 8 e vedremo questa sera verso le 5. Questa dimostrazione che un impianto, per così dire, di collaborazione tra associazioni e amministrazioni comunali, e io mi auguro anche privati, può determinare dei benefici che sono visibili e percepibili da tutti. E in questo conferma anche il ruolo importante dei municipi sul territorio. E poi faccio sempre, puliamo, ogni tanto banchiamo, ogni tanto, e pago sempre io, pago e poi basta. Grazie. Sono Michele Razzetti, sono stato nominato da poco presidente del municipio Centro-Est con l'intento proprio, dopo un lungo periodo di crisi della nostra istituzione, di cercare di riavvicinare l'ente ai cittadini organizzati, come nel caso della giornata di oggi, ancora di più. Questo un po' nel filone di una serie di interventi a promozione e a sostegno di volontariato dei cittadini, adozione di aree verdi, che il municipio adesso e la circoscrizione Centro-Est prima, come dire, porta avanti davvero da molti anni. E mi piace anche, come dire, idealmente connettere un po' questo tipo di volontariato con i cittadini che si attivano, come dire, oltre il mugugno, no? Oltre all'evidenziare il problema, ma per cercare di risolverlo, a altre piccole situazioni, piccoli esempi analoghi che ultimamente abbiamo visto sul territorio, anche in zone difficili come quella di Via Pre, e che ci piacerebbe il più possibile sostenere e valorizzare. Thank you.